Bentornati amici e amiche di BPM Power, oggi vi parlo della 2070 Super, l'RTX 2070 Super fatta da Manly, che ha deciso di sfruttare il nuovo chip Turing e la nuova memoria GDDR6 fornita da Nvidia, 8 GB di memoria GDDR6 e un dissipatore custom con due ventole, come potete vedere, per una migliore dissipazione della GPU. Il Turing usa oltre 13 miliardi di transistor e un bus da 256 bit. La scheda arriva, grazie a questo dissipatore, a tenere 42 gradi in idle e 79 gradi in load. Quindi una discreta temperatura grazie al dissipatore proprietario di Manly. Le uscite sono un'uscita HDMI e 3 uscite DisplayPort per connettere più monitor. Ma a livello di performance come se la cava? Beh, Manly ha preso il chipset Nvidia e ne ha tirato fuori una buonissima scheda. Su Shadow of Tomb Raider siamo arrivati a circa 119 fps in ultra, in 1080p, mentre in versione 4K lo stesso gioco performa un po' peggio, con circa 43 fps di media, però comunque un risultato decisamente apprezzabile, dato che su console gli fps di quel gioco sono circa 30. Anche su Battlefield 5 con ultra, tutti i setting al massimo e DirectX 12 siamo arrivati a toccare i 130 fps, mentre la versione 4K con una risoluzione molto più elevata è scesa poco sotto i 60. Un risultato di tutto rispetto comunque per questa piccola scheda, che è una delle migliori e più cliccate del momento. Io vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a mettere mi piace alla pagina Facebook e anche alla pagina Instagram. Se la possedete già, diteci cosa ne pensate nei commenti, fateci sapere come vi trovate. Grazie per averci seguito e alla prossima!